Ho avuto la malsana idea in questi ultimi giorni, tra cui anche il live, di platinare il gioco. Eccolo qua, infatti. E da lì ho pensato un'altra cosa. Ora che l'ho platinato, mi porto tutto quello che ho da platinato al DLC. Questo vuol dire che ho ricominciato il DLC da capo e sono ritornato allo stesso punto. Quindi se vedete delle differenze è perché 1. Ho ricominciato tutto, 2. Ho tutto quanto e 3. Beh, riprendiamo ora. A parte che quanti punti magia abbiamo? Abbiamo punti, più punti magia che punti vita, santo cielo. Prima di avanzare, vi faccio solo vedere cosa abbiamo di più in pratica. Abbiamo come sempre l'ultima weapon, il portafortuna. Non abbiamo il lontano ricordo perché quello si ottiene il critico e quindi aspetteremo la live per farlo, però abbiamo anche il tono classico che a quanto pare è il Keyblade migliore per la magia. A livello magico è anche più forte dell'ultima weapon, quindi. E soprattutto ha PM Hast, che è una roba fantastica. E tra l'altro, nonostante l'estetica sia brutto, oh, c'ha 11 di attacco. 11 di attacco è praticamente lo stesso attacco di quello dei Pirati dei Caraibi. È più forte di quello di Big Hero 6. È forte quanto quello di Monsters & Co. È più forte di quello di Ercole, quindi. A tutto dire. Quindi il nostro arsenale attuale è cambiato. Abbiamo tolto quello di Ariandel, abbiamo messo quello del mondo classico. Che tra l'altro abbiamo ottenuto anche uno slot extra per gli oggetti. Io direi di mettere qualcosa tipo o l'elisir o il mega elisir. Ok, facciamo così. Mettiamo un etere e qui ci mettiamo l'elisir invece. L'obiettivo, come sempre, è riportare indietro Kairi. Va bene. Qua è lo scontro contro i Xehanort principale, quello giovane, quello Arthras e quello nessuno. Quindi. Che se ci pensi alla fine, in realtà noi stiamo facendo i Terranort, neanche. A parte Xehanort giovane, gli altri sono i Terranort. Perché lì è Ansem nel corpo di Riku, Your Terra ancora. Majesty! Uh-huh. No, ti prego, che brutto quel Keyblade, però nei video no. About time. Sorry. Ti prego, nei video no, quel Keyblade. Eccoli qua. Papà, figlio e lo zio. E quello è il nonno. Mamma mia. Zemnis! Where's Kairi? Kairi? Ti Wait, is she in prego. trouble? Che brutto quel Keyblade, però è Yeah, lungo, cioè Zemnis è took molto her. lungo. Settle down, boy. It's Sora. The 13 darknesses and seven lights have clashed 9 times, yielding these 9 keys. Cling, cling, cling. Keys? We are 4 short, but those 4 keys will be produced here and now. Va bene. Yeah, sure. And what makes you think there'd ever be any way we'd help Lo you stai with già that? facendo, Sora. You forget I plan for every eventuality. Kairi! Eccolo. If you do summon Kingdom Hearts, we will defeat you. And we will Proprio. Close it again. Perhaps, that is, if you survive that long. Bel personaggio comunque Xehanort, eh? Allora, io prima mi occuperei di quello giovane. Mamma mia. Sì, di già. Cioè, non ho neanche fatto. Cioè, non ho neanche fatto un attacco. Ho solo usato il focus. E già siamo in questa fase. Va bene. Merda. Scappa, Sora. Scappa. Allora. Eh no, e mi ha preso.
Il mio primo obiettivo sei tu. Fusione ultima. E via il giovane Xehanort. Io e Riku l'abbiamo fatto fuori. Che poi lui è quello più incazzato, tra l'altro. È quello più incazzoso di tutti. Guardalo, guardalo. What's so funny? I told you. There's a high price to pay for all of this. Sai che adesso... Oh, aspetta. And what price would that be? Questo discorso. I'll go back to my time and live out my life. But Sora, you're done now. Non sta parlando your con questo Sora. Ends here. Sta parlando con l'altro Sora. What? Goodbye, Sora. Your time in this world is... Secondo me non stava parlando con noi, questo qua noi, ma stava parlando con l'altro noi. Allora, direi che Xemnas è l'opzione giusta adesso. Eh no. Dov'è? Che tra l'altro, se ci fai caso, questo è l'esatto attacco che fa anche Riku Replica, perché ovviamente era posseduto da Ansem. E niente. Ma porca. E niente, ho sbagliato. Cambia Keyblade, così aumentiamo la rigenerazione della magia. Dov'è? Questo attacco? Non esisteva nel gioco normale. Che figo! Allora, per quanto sia orribile, trasformiamolo. Mamma mia. È proprio sbagliato per tutto questo, questo Keyblade. I martelli sono la trasformazione peggiore, comunque. Cioè, non ho nulla da dire di più se non questo, veramente. Di nuovo? Vabbè. Il bello che poi evocano anche delle pietre. È fighissimo questo attacco, è bellissimo. Vabbè, io avevo puntato Xemnas, però abbiamo fatto fuori Ansem. Va bene, uguale. Sono content. Ansem alla fine è comunque un ottimo cattivo. Cioè, è il primo tra tutti. What a journey you e soprattutto il suo addio a Riku è fighissimo. Cioè, è bello. You know? It's strange. I think I'm gonna miss you. Your strength is vaster than darkness. Molto teatrale. I knew I never stood a chance. Part of me wanted to defy my fate. But when the others betrayed us, I found I did not care. And then, nothing else seemed to matter anymore. Eh beh, guardalo, dai. A lui importava tutto questo, alla fine. What? It is time to move on, boy. No! There is more to che seek. Bello. So go forth now and seek it. Seeker of Darkness, no more. Oh. Patato anche lui. Bene, è il momento di finirla con Xemnas. Ma di nuovo? Ma porca. Feel the emptiness.
Ma porca. No, Sora, devi volare via. Pay attention. Be gone. What am I feeling? Completato. E altri punti magia aggiunti, ma perché no, tanto? Manco ne avessimo pochi, no? Oh, anche Xemnas è bello il suo addio. Finalmente sento qualcosa. I know that you have a heart. What do you feel? Was it worth it? I feel the emptiness where my companions once stood. È bello che poi non riparla di tristezza e non avevo un cuore tutto il resto. No, parla dei compagni. È figo. È figo il suo addio. Surge of emotion in years. For as long as I can remember. And it's solitudine. Do you see? A heart is just pain. Oh. Pain is being human, Xemnas. Che patato. Really? It must take. Gran coraggio. Incredible. Ah no, forza. Xemnas, che bello che è. Oh. Comunque l'attacco finale Riku Sora Topolino è stato fighissimo. Bellissimo.